al pulpito proprio per creare questo dominio. Si cerca comunque la simmetria che si ritrova molto meglio nei cappelli e nei passaggi. Scusi, perché l'organo è più alto del pulpito? Il prete dovrebbe comandare sull'organista. Qua c'è il corretto che è stato, adesso lo spiego bene. Allora ci spostiamo qua così vediamo il corretto sopra, che è questa tribuna sospesa che viene messo proprio quando la villa assoggetta questa parte del borgo, viene costruito per i nobili che vogliono seguire la messa dall'alto. Si crea appunto questa gerarchia e questa condizione sociale dei nobili. Senti, questa chiesa è comunicante direttamente con la villa oppure? Sì, è stato fatto un corridoio, proprio come a Firenze, che c'è un corridoio che collega Palazzo Pitti col Palazzo Vecchio. E allora, questo corretto, sì, è un'architettura, un tipo di architettura sospesa, che viene ripresa anche nel Quirinale, che si chiama appunto Manica Lunga, a questo nome. Allora, lì invece il quadro, che è una copia del pittore Barocci. Allora, possiamo capire che è una copia perché? Allora, innanzitutto i colori, perché l'autore di questo quadro, quando voleva copiare quello di Barocci, non avendo la possibilità di andare a Siena, dove proprio è custodito, ha usato la stampa. Però la stampa a quel tempo era ancora in bianco e nero, ha diversificato i colori. Ma quindi non sono gli stessi colori dell'originale? No, infatti questo si capisce proprio da questo che è una copia. Allora, poi invece se ci giriamo verso di là sopra, che è la lunetta, possiamo vedere la vetrata, che ha una simbologia ma è anche allegorico. Possiamo vedere il centro, il cerchio in mezzo che significa Dio, e poi i tre cerchi. Che raffigurano la Trinità. Invece come allegoria possiamo vedere il triangolo che è Dio unico, poi la croce che è Figlio e lo Spirito Santo invece è la colomba. E questo si riprende anche nella Divina Commedia del Paradiso.